なんだなんだ。 Buonasera e bentrovati a una nuova puntata di Focus Serie C, Ci ritorniamo a parlare del campionato di terza serie in una giornata importantissima perché la Casertana si fa fermare è vero dalla Sicula Leonzo nello scontro diretto per l'ultimo posto nei playoff. La Juve Stabia invece ottiene un punto importantissimo sul campo del Catania. La vittoria più bella la ottiene la Paganese per 5 a 4 sul campo del fondo, in quella che era diciamo, la sfida a salvezza quella più importante per quanto riguarda la parte bassa della classifica. Per quello che è successo tra Juventus e Catania, diciamo che è un risultato che poi va a riguardare anche la parte alta della graduatoria, perché il Lecce riscappa nuovamente il Catania come detto Frena, ma soprattutto perde il Trapani che a questo punto si può dire quasi fuori dalla lotta per la promozione in Serie B. Insomma, sono successe tantissime cose in questo torneo, pochi gol, nove solo nella partita della Paganese, come detto, contro il fondi. Per il resto, insomma, c'è stato maggiore equilibrio, ma anche risultati importanti, alcuni anche inattesi. Ovviamente parleremo di questo, vedremo le immagini, avremo collegamenti telefonici, le nostre solite schede, preparate sempre con lui il quale poi mi accompagna in questo viaggio con Focus Serie eh, C nella nostra TV 696 TV. Parliamo di Luca Esposito, buonasera. Buonasera a te Fabio, buonasera a tutti. Sono, sono successe un po' di cose, come detto Luca, sì. ripartiamo da quello che tu avevi detto per quanto riguarda la lotta a promozione. Spaziamo via tutto il Lecce di ritorno, nuovamente padrone del suo destino. Sì, vabbè, anche se ha sofferto più del dovuto contro la Regina. Ho visto un po' le immagini, eh, dalla Regina se avesse eh, fatto gol, avesse portato eh, via un punto a Lecce, non avrebbe rubato nulla. Eh, è stato un Lecce che ha avuto l'unica occasione con Mancosula, eh, dopo appena nei primi dieci minuti della, della, frazione, della mia frazione, poi c'è stato solo sì, qualche eh, spauracchio di Caturano e niente di più, e poi invece è stato in campo sulla regina, poi con Bianchi Mano, eh, diciamo, ha sprecato l'impossibile, è stato bravo anche Peruchi Portiere del Lecce. Con tre punti importanti anche perché eh, consentono a Lecce di, eh, diciamo, di aumentare... Eh, distacco dal Catania in questo momento i due punti che tra l'altro ha pareggiato nel posticipo eh, di noi di sera contro la Juve Stabia, come hai detto tu, e la vittoria e la sconfitta inopinata un po': no? questa del, del Trapani alla Francavilla. Quindi, eh, sinceramente, mi ha lasciato un pochettino perplesso nel senso per come è avvenuto. Cioè, negli ultimi dieci minuti fino all'ottantesima, era sullo 0-0, poi ha preso due gol eh, diciamo un po' rigamboleschi da parte del. del del, della Virtus Francavilla è stata brava, quindi a crederci. Indubbiamente è stata brava la Virtus Trapani, che invece frena ancora di più. Ma andiamo a vederci i risultati di questo 34esimo turno di campionato: ne mancano. Veramente pochi alla fine, stiamo per arrivare al verdetto finale. Come detto, Casertana, Secura Leonzio 1-1, Cosenza Catanzaro 0-0, il Rende vince incredibilmente sul campo del Matera per una rete a 0. Stesso risultato in favore del Lecce sul campo della Regina. Virtus Francavilla Trapani 2-0, Andrea Acragas 1-0, Paganese che batte il Fondi a domicilio per 5 reti a 4. Monopoli Bisceglie 2-0. E come detto, il posticipo di lunedì sera, Catania, Juve Stabia 0-0. Ha riposato il Siracusa. Classifica che cambia e che vede la Lecce scappare nuovamente con 68 punti, Catania con 64 e Trapani 63, Monopoli al quarto posto con 48 punti, Juve Stabia 47, Rende 46, Matera e Cosenza 45, Siracusa 44, Sicula Leonzo e Virtus Francavilla 42, Casertana 41, Bisceglie 38, Catanzaro 37, Andrea 35, Regina 33, Paganese 32, Fondi 26, Acragas già retrocesso, come detto con 10 punti. Chiedo a Fabrizio Grisani che in regia e che. Ringrazio di mantenerci ancora su questa classifica perché Luca la parte interessante come detto è sempre stata quella in fondo. In questo momento se il campionato finisse qui, la Regina sarebbe tranquillamente salva, come detto Agragas che è già retrocesso. Il playoff rimane Paganese-Fondi ma con la Paganese che ha un bottino di 6 punti da eh, conservare, da preservare nei confronti del Fondi anche se la Paganese nel prossimo turno osserverà il riposo quindi potrebbe ritornare nuovamente a tre. Insomma una lotta a salvezza che si accende ancora di più fermo restando che la retrocessione dell'Akragas comunque libera ancora un uh, posto che è poi il posto di tranquillità che in questo momento è detenuto dalla regina. Sì, bisogna anche... Mh, noi sper sperando che il Fondi vabbè, andrà a lecce domenica, non credo che possa fare risultato. La Paganese riposa, ricordiamo che se poi c'è il distacco tra Paganese e Fondi di più 8, addirittura eh, la Paganese fondi. adesso davvero ha fatto un grande colpo, eh, colpo grosso in quelle di fondi, veramente una... Vittoria rocambolesca che tra l'altro è venuta negli ultimi minuti, anzi nell'ultimo minuto con Benasai ben che, uh, ben che ha fatto comunque un gran gol, uh, davvero che ha portato in dotte tre punti vitali per la, per la, per la, per la um, la Paganese che in precedenza era stata anche sfortunata con, nel derby contro la Casertana che avrebbe su quel gol al 94. esimo Stavolta la fortuna è stata invece a favore degli Azzurro quindi regalando una vittoria appunto eh, vitale in Chiave a Salvezza, che proietta davvero la Paganese. Almeno questa, la, la settimana in cui poserà, farà consentire alla Paganese di stare un po' più tranquilla e quindi di, di guardare con più ottimismo il futuro. C'è un piccolo errore nella graduatoria perché per il Matera ne potevamo parlare in questo momento. Eh, ci sono tanti punti di penalizzazione per tutte, quasi cioè per tante formazioni in questo giro. il Matera ne ha tre, quindi ne sono arrivati altri eh, due per inadempienze nei confronti della Covisoc e soprattutto per inadempienze nei confronti dei propri tesserati, stipendi che mancano. Questa questo, è la traduzione. Questo è solo il primo provvedimento perché ci sono anche ancora altri due. Quindi, secondo me il Matera alla fine ha. È... Se ne caverà con 12-13 punti di penalizzazione. Quindi questo è stato solo il primo filone, attenzione. Quindi i due punti di penalizzazione di ieri eh, sono comunque eh, e solo l'antipasto perché ci sono ancora altri due procedimenti a carico del governo. Ecco, della lui Matera. con 12 o 13 punti, insomma, si arriva a 32 <ride> sì. ed è la posizione della, della Paganese in questo momento. 10 punti avranno, non so, saranno scaglionati, la vostra sarà 6 punti, l'altra sarà... Perché poi se commetti lo stesso, la stessa infrazione nel corso dell'anno si raddoppiano, ecco perché può essere che la Batera possa... Prendere davvero molti punti di penalità. Si parla di 10-12 punti. a 10 12, da 10 a 12 punti di Bisognerà capire che cosa succederà per un matera che si potrebbe trovare di colpo invischiata nella zona playout e giocarsi la salvezza. E questo potrebbe essere anche un vantaggio per la Paganese che di colpo si troverebbe tranquillamente salvo senza dover giocare la sua partita. Sì, innanzitutto si libererebbe un posto dei play-off e quindi consentirà proprio alla Juve Stab di, tra l'altro, in questo alla momento al quarto alla stessa La Juve Stab che comunque può occupare la quarta posizione in classifica, il quarto posto in classifica. Chiaramente questa sconfitta, anche perché in caso con Rende eh, si fa capire che la società, la squadra è con la testa altrove, non c'è serenità sicuramente, anche perché l'ultimo Rende stava dando punti a tutti, quindi chiaramente eh, è una sconfitta eh, pesante per gli uomini di Auteri. Chiaramente eh, noi ci auguriamo che... Eh, le nostre campane vanno avanti, quindi a questo punto quasi si libera un posto un più nei playoff. off ben vengono le campane eh da visto, regionali, da regionali e mi sembra la cosa più giusta del mondo. Cominciamo Luca come abbiamo fatto nella settimana scorsa a guardarci le singole partite, ce le commentiamo tra di noi. Partiamo dalla gara della Casertana contro la Sicula Leonzio, partita Luca che è finita sul punteggio di una rete ad un'occasione un persa per la formazione di D'Angelo, poteva essere lo scontro giusto per scavalcare i siciliani e per guadagnare una posizione in più. Non è accaduto, un pareggio che lascia un po' di amaro in bocca, ma comunque la corsa della Casertana continua. Sì, anche se ripeto, il mister è stato molto chiaro, c'era qualcuno che ha contestato il pareggio, cioè, purtroppo nessuno si accontenta di nulla, cioè, l'obiettivo principale della Casertana era la salvezza. Uh, poi chiaramente nell'ultimo uh, periodo, cioè nell ultime, nelle ultime settimane, anzi dal, da febbraio la verità in poi, ha iniziato un filotto importante che ha consentito alla, ai Falchetti di stare a ridosso nella zona playoff, chiaramente c'è stata un po' una, una leggera contestazione domenica che forse volevano la vittoria, chiaramente D'Angelo è stato molto chiaro, ha detto ragazzi è inutile che fischiate perché noi l'obiettivo l'abbiamo già raggiunto, quindi quella salvezza. Adesso chiaramente come diceva Pinna ai nostri microfoni, se effettivamente eh, loro ci credono nei playoff, se hanno la possibilità di entrarci perché sfumarli, però chiaramente mi sembra un po' esagerato da parte del, di qualche tifoso fischiare la squadra. È indubbiamente un po' troppo per una formazione che ha avuto grossi problemi, che si è ripresa con il passare del tempo e che adesso ha questa opportunità. E allora vediamo le immagini, vediamo un po' come è nato questo 1-1 uh, con uh, la Casertana che è stata capace e brava di a sfruttare l'occasione. Che si è creata. Questo è il calcio di rigore arrivato al quattordicesimo del primo tempo, Luca. Un calcio di uh, rigore che poteva spianare la strada a sì. questa Casertana. Turchetta che è il giocatore in più in questo periodo per la formazione Rosso-Blu è stato freddissimo nel eh, trovare il modo di spiazzare il portiere siciliano insomma, grandi feste Turchetta è un giocatore che sta facendo veramente la differenza in questo momento Eh, sì, eh sì. sta facendo bene, è stato, ripeto ripetiamo le stesse cose, è stato bravo il direttore sportivo a prenderlo quando il Lecce lo mise sul mercato quindi è stato bravo a portarlo a casetta sta dimostrando il suo valore e quindi, bene, anche perché ripeto eh, Grida vendetta, ancora mi sembra proprio Che ha fatto ha colpito la colpita non erro. Quindi peccato perché poteva essere. Era un obiettivo, praticamente si poteva ottenere la vittoria contro la Sigura Leonsio chiaramente si poteva ottenere. Chiaramente, non è arrivata, beh, però in campo ci vanno sempre gli 11-11 avversari. Quindi, ci vanno eh. anche gli avversari, come detto. Insomma, giocatore freddissimo che arriva al sesto gol stagionale. Si avvicina al, al, al primato di Alfagame che ne ha. 9. Questo è invece il pareggio della sigla al 17 della seconda frazione di gioco. L'autore del gol è stato Camilleri. Uh, Luca, una sigla che non si arrende mai. La sì, sigla uh, conosco bene. Il mister Diana, Diana è uno che, comunque, um, uh, chiede ai suoi sempre di lottare fino alla fine, di non bollare. E questa non è la prima volta che riescono ad, a rimontare. Rimontare. Quindi brava anche la Sicura Leozzi che comunque sta facendo il suo onesto campionato essendo comunque una squadra giovane, una squadra fatta tra giovani e meno giovani, però la maggior parte eh, ricordiamo... Eh, vengono dalla Serie D hanno vinto il Calvato lo scorso anno quindi sono una, una matricola Ma Poteva fare qualcosa di più la difesa Porti, della Casertana. Forse il portiere, portiere, portiere c'era un po' di confusione forse il portiere non ha visto proprio passare il pallone non lo so perché c'erano tanti uomini vedi in un fazzoletto quindi era difficile forse anche individuare la traiettoria è stato abbastanza complicato questo però è stato il risultato finale con la Casertana che si è fatta bloccare dalla Sicula Leonzo sul punteggio di 1 1 prosegue il cammino di entrambi ovviamente Piccolo vantaggio in più per la formazione di Diana che mantiene ancora la posizione a danno dei uh, Falchetti che comunque avranno altre opportunità per provare ad agganciare questi playoff. Lasciamo la Casertana e passiamo invece alla Juve Stabia che eh, Luca ha fatto il vero prodigio di questa giornata. È andata a sofferto al Massimino un Catania che ci ha provato in tutti i modi. Forse, forse poteva anche vincere questa eh, partita se ci fosse stato un po' più di freddezza, alla fine ne esce fuori uno 0-0 che dà grande morale e forse chiude il campionato. Ma fu, chiudere no, perché bisogna, sai, ogni partita questa Serie C ci ha insegnato che Nulla è scontato, chiaramente se avesse vinto al Catana sicuramente si sarebbe messo a un solo punto, anzi a due punti dei Savoninari. Inalterati, variato il distacco, però comunque erano due punti in attesa poi del, del, del riposo del Lecce. Quindi, chiaramente, peccato. Bene la Juve Stabia che ha fatto la sua partita. Ci sono successo un po' di scaramucce a fine gara. Il Catania che. Io sicuro che chiedo a Fabrizio sì. Grisani comunque di far passare le immagini. Non ci sono gol, ma almeno sul commento riusciamo almeno a vedere che cosa è accaduto in questa uh, sfida. Dicevi? C'è stato un, un buon inizio la Juve Stabia. Poi. Chiaramente la, ci sono stati dei cambi, forse l'entrata di Russotto nella parte del Catania ha dato maggiore via eh, in attacco. Quindi è, stato bravo, è, stato bravo la Juve Stabia, è stata brava la Juve Stabia a contenere le folate offensive dei locali. però purtroppo, ripeto, la, il Catania forse ha perso una grossa occasione. Si pensava che eh, si diceva anzi, che l'unico scontro. L'incontro uh, diffi difficile per gli etnei era con il Siracusi, invece, non aveva fatto i conti con, con la Juve Stabia chiaramente, che ha fatto la sua partita. Non mi sono piaciute alcune dichiarazioni che ho letto dove praticamente il Catania ha un po', se l'ha preso un po' con la Juve Stabia. Chiaramente, che so doveva fare la Juve Stabia. Scusami. Ha fatto la sua partita. Scusa. Anzi, dovete ringraziare la Juve Stabia che forse ha riaperto il campionato a Lecce perché è stata una signora squadra comportandosi davvero. Eh, davvero di avere professionisti, quindi complimenti al mister, al mister, al direttore sportivo che comunque stanno onorando questo campionato. Ovviamente l'obiettivo è il quarto posto, però lo stanno onorando. Hanno battuto in casa il Lecce, hanno, hanno comunque potevano anche diciamo, eh, rilassarsi in quei di Catania. Invece hanno eh, fatto una grande partita e portato un punto importantissimo proprio in, in virtù del quarto posto che adesso. Eh, no, dico bene, no, quinto posto, quinto posto è perché è un perché po' in Monopoli. C'è il monopolio che eh, però va eh, detto eh. che la Juventus deve recuperare no, ancora, anzi, deve finire. Una uh, partita, quindi c'è ancora l'opportunità per uh, poter riscavalcare nuovamente la Monopoli e riprendersi questa quarta piazza. Un dato però è oggettivo, Luca, è questo è il campionato che lo dice: la Juve Stabia, almeno per le prime tre, è una squadra indigesta, forse sì. uh, qualche rammarico per i punti persi con squadre che sono oggettivamente meno forti della Juve Stabia. Sì, però effettivamente già il cammino della Juve Stabia è è stato lodevole, anzi forse parlavo prima con il presidente Magnello nel pomeriggio parlavo con il presidente Magnello e, e parlavamo di questo che la Juve Stabia forse eh, da febbraio forse eh, ha fatto quasi più punti del Lecce quindi sarebbe se il campionato fosse iniziato a febbraio forse la Juve Stabia era nei primissimi posti le eh, pessime posizioni però non bisogna ah bisogna solamente lodare a questa a, questi, a questa squadra bravissimo Caserta comunque ricordiamo a, 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 ad agosto non c'era forse nemmeno i palloni non si sapeva che eh, che cosa si dovesse per fare, tempo. non c'era manco più il capo. Tra l'altro, bravo! E quindi non si capiva niente. È stato bravo poi il direttore Polito a portare, comunque, a, a portare uomini importanti funzionali, eh, e funzionali eh, e ha bissato. Abvissato a Gennaio portando altri giocatori importanti. Quindi eh, complimenti a tutta un po' l'entourage le della Juve Stabia. Consentimi comunque non so se sei d'accordo, ma credo di sì. Guardare lo spettacolo iniziale di questa sfida: eh. i 12.000 del Massimiliano è una cartolina per la Serie C di una piazza che credo abbia anzi senza credo abbia grossa grossa fame di calcio che conta il Catania insomma, ha vissuto stagioni importanti, adesso si trova a navigare nel torneo di terza serie, ma 12.000 persone in questo campionato non sono cosa da poco. Peccato, peccato che questa è una squadra che poteva vincere il campionato, io ho sempre detto che Lucarelli non era all'altezza di, questo, di, 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 di eh, traghettare una squadra così importante. Cioè, tu, allora, ha capito, ecco, Biaggianti l'ha capito da, da qualche mese che lui, che lui lo metteva a centrocampo ma è lento davanti alla difesa. Biaggianti io ho visto la partita del lunedì, ha fatto una partita straordinaria. L'ho di più avanti e Biaggianti davanti alla difesa ha fatto una partita straordinaria. Purtroppo l'ha capito tardi, quello è il concetto. Ricordiamo che comunque era stato messo in discussione Lucarelli, non si è trovato il sostituto ed è restato. Però adesso, no? Che mi vengono a dire che eh, la Juve Stabia eh, è stata facendo una partita della vita. Cosa doveva fare la Juve Stabia? Togliersi davanti. Purtroppo eh, ha fatto la sua partita. Eh, complimenti alla Juve Stabia. Se chiaramente sono bravi il Catania, e i Catania sono bravi a, a crederci nella vittoria finale, bene che venga, però chiaramente che devono fare la Juve Stabia. Eh? Qualche opportunità in più per questo Catania c'è ancora, ma bisognerà comunque attendere che cosa accadrà soprattutto quando riposerà il Lecce e poi dal dopo riposo in poi ci saranno veramente poche poche occasioni per cercare l'incredibile sorpasso. Luca noi abbiamo dato un po' di spazio a Casertana e a Juve Stave, perché adesso abbiamo fondi paganesi, abbiamo ben nove gol da vedere, una, una partita incredibile che è amata dagli amanti del calcio perché nove gol comunque, però credo che gli allenatori non siano comunque molto contenti quando accadono cose del genere. Certo i portieri, la verità, e i miei miei difese. Però io, venerdì, sono stata per una trasmissione a Pagani, cioè proprio che fanno a Pagani, e detto che la Paganese <ride> ci cioè, ho tradito. Quindi, <ride> <ride> quindi, ho fatto questa visita in questa TV locale e praticamente ho detto che la, US, la Paganese poteva. Fa risultato utile. primo gol vantaggio sì. della Paganese. Io chiedo scusa perché, Infatti. intanto, proseguiamo con il commento. Primo gol al nono Cernigoi. Poi che alla... Ha bagnato poi le Perfetto. Poi è arrivato il pareggio del Fondi al trentesimo del primo tempo con Nolè. Quindi, punteggio per uno ad uno. Ma questo è stato un botte risposta nel primo sì. tempo molto veloce perché al quarantesimo Cesaretti per la Paganese ha trovato anche il modo per riportare nuovamente in vantaggio la squadra azzurro-stellata nel modo più bello possibile. Questo credo, e eh, lo possiamo già anticipare, credo che sia un gol che ritroveremo tranquillamente nella top 3. Non è finita perché il Fondi ha chiuso la prima frazione di gioco ancora con Nole che al 45esimo ha rimesso le cose a posto. Quindi punteggio di fine primo tempo 2-2. a 2. Il meglio doveva ancora arrivare nella ripresa perché la Paganese accelera in maniera importante al quarto del secondo tempo. Ancora Cernigoi. Trova il modo per riportare in vantaggio la Paganese questa volta non c'è la reazione del Fondi. Ma al tredicesimo Cesaretti trova anche lo spazio e il modo per eh, piazzare in rete il 4 a 2. Gara che sembrava finita, anche perché il Fondi rimane in 10 per l'espulsione di Nolè. Questo non fa altro che svegliare i Laziali che prima accorciano al trentesimo con Mastro Pietro e della rete che abbiamo appena visto, e poi al quarantaduesimo con l'autogol di Gomis. In questo caso, io ti ripeto, gara che sembrava assolutamente finita. La Paganese che aveva commesso un vero e proprio suicidio. Poi al 47 è arrivata il, diciamo, la, la rete della liberazione, il gol bellissimo di Nicolas Benzaia e la Paganese si porta a casa questa vittoria che è fondamentale sotto tutti i punti di vista. Però va anche detto che questo ritorno del, del fondi deve comunque far pensare un po' a Mister De Sanso perché 4 a 2 in 10 contro 11. Diventa un po' difficile da, da spiegare in chiave futura. Il problema di questa squadra è questi cali di concentrazione. L'ha dimostrato proprio nell'ultima gara interna con la Casertana. Là bisognava orchestrare un po' più la palla, buttarla sulla, sulle tribune. E quindi il gioco, anzi, i tre punti erano ben serviti. Chiaramente, hanno, e questa squadra forse manca proprio eh, gli ultimi minuti: la concentrazione di, di ragionare no? nel, nel, quando giocano. Purtroppo l'ha dimostrato ancora una volta che in 10-1 prende due gol e rischiava di compromettere una partita che comunque era stata sempre diciamo, in discesa, percato, eh, ripeto, bene così, meglio così per la Paganese che sono, sono arrivati questi tre punti importantissimi che consentono appunto alla Paganese di distaccarsi dal fondi. Di, di più 6 da più dal fondi ovviamente una vittoria importantissima Luca però ti chiedo ovviamente come detto un, un commento su quelli che sono stati i primi marcatori di questa paganese perché si aspettavano i gol di Cernigoi il giocatore che era stato preso sì, nel sì. mercato invernale proprio per regalare gol importanti e pesanti uh, a 4 dalla fine è arrivata questa doppietta e poi c'è Cesaretti che continua invece a segnare con una certa continuità decima, è la decima rete anche per, per Cesaretti ma dopo lo vedremo nella classifica sì. marcatori è uno che invece il suo contributo lo ha dato dall'inizio cioè, della stagione tranne un piccolo periodo in cui per infortunio da. è rimasto fermo Cos è stato un giocatore forse più costante insieme a Scarpa di questa squadra bisogna fare dare i meriti anche al direttore sportivo, ma non perché io voglio eh, cattivarmi le simpatie dei direttori sportivi che non vanno a mangiare a casa di nessuno, però è stato bravo anche qui il direttore sportivo a, a portare comunque a, a Pagani comunque giocatori importanti, lo ha fatto lo scorso anno insieme eh, già lo scorso anno con Ferrigno, il direttore sportivo, eh, portarono, se ricordi bene Cesaretti, lo stesso Junco. Eh, uh, eh, quindi sono bravi in questo Cesaretti hanno ancora una volta Anche questa hanno indovinato le, le giuste, I giusti calciatori Questa volta eh, hanno azzeccato Proprio su Cesaretti Un giocatore che comunque è andato in doppia cifra E sta eh, avendo ad avere un buon, un buon ruolino E sta con i suoi gol Portando Ci auguriamo Porterà la salvezza alla, eh, la pagana alla pagana Io però ti fermo perché Abbiamo il Al telefono abbiamo il protagonista Di questa Uh, bella vittoria. Diciamo che i protagonisti sono un po' tanti, è vero? Questa, però lui, per lui rapunti, è la cilegina. Per eh? Diciamo che eh. rappresenta la cilegina sulla torta perché è stato capace, con una bella fiondata, di regalare i tre punti. È il gol. Vittoria. Parliamo di Nicolas Benzaia. Che abbiamo al telefono. Buonasera, Nicolas. Buonasera a voi. E Buonasera. allora, con me in studio c'è Luca Esposito che ti saluta. Ma io, la prima cosa che ti Ciao, devo Luca. chiedere Ciao. che cosa stavate combinando. Per farvi rimontare dal 4 a 2 al 4 a 4 in eh. 10 contro 11? Guarda, mi ha fatto una bellissima domanda. L'ha eh, rubata a me questa domanda. Eh? Eh, <ride> purtroppo ce ne siamo resi conto troppo tardi. Eh, dobbiamo essere più bravi a gestire il risultato, ma per fortuna ci prendiamo questi tre punti e ce li portiamo a casa. Parliamo comunque di una vittoria fondamentale in chiave salvezza per questa eh, Paganese che sta dimostrando con i denti di volere questa serie C a tutti i costi, al netto di qualche errore che sta condizionando tutta la stagione. No, infatti è una vittoria fondamentale e come ho detto in precedenza noi abbiamo avuto anche, forse abbiamo meno dei punti che meritiamo, quindi adesso però abbiamo tre partite importanti e cercheremo di salvarci il prima possibile. Prego. Ciao Nicolas, complimenti per il gol. Eh, a cosa hai pensato? Cioè, quando hai tirato, no? Eh, hai detto mo ci provo. raccontaci dai, questo. No, eh, questo guarda, l'unico pensiero che ho fatto è che volevo fare gol per, per portare i tre punti a casa. Per fortuna, un po' per fortuna, un po' forse per bravura penso. Ci sono riuscito dai. Ma eh, ha una dedica speciale questa, questo gol? Sì, sicuramente alla mia famiglia, siccome sto diventando papà, sicuramente alla mia compagna e alla bambina che arriverà. Ah che bello però, eh? Eh, fatto, eh, fatto. Sono forse. L'ultima domanda da parte mia, vittoria importante, quelle di fondi, adesso bisogna, bisogna crederci, no? Nella salvezza diretta. Ma noi ci abbiamo sempre creduto, fin dall'inizio, e ci crediamo ancora oggi, ancora di più, perché sappiamo che abbiamo partite che possiamo vincere e sappiamo anche che le altre possono perdere punti. L'ultima cosa che ti volevo chiedere prima di salutarti è, a questo punto noi lo chiediamo da chi vive l'interno dello spogliatoio paganese, eh, ma qual è il reale problema di questa formazione che quest'anno ha fatto grossa, grossa difficoltà a vivere una stagione con un po' più di continuità? Guarda, il problema principale non lo so, però ti posso garantire che c'è tanta voglia da parte di tutti, siamo un gruppo giovane. E abbiamo anche poi dei grandi che comunque ci, ci daranno una mano e ce l'hanno sempre data. Quindi il, il problema non lo sappiamo perché se lo sapevamo sicuramente non facevamo così fatica, ma abbiamo dimostrato che anche con squadre più forti di, di potercela giocare con tutti. Ho allora noi siccome siamo bugiardi un'altra domanda la facciamo lo stesso ah, perché... eh. Eh, sì, sì, no, siamo, siamo bugiardi e quindi io prima l'ultima domanda te la faccio eh, Perché è telegrafico Quindi, quindi, è... quindi l'ultima te la posso fare tranquillamente Anche questo abbiamo capito che insomma sei una persona che non nasconde di certo la verità uh, Vi sentite anche un po' responsabili di quello che è accaduto in seno alla, alla questione tecnica Quindi al cambio dell'allenatore oppure era un passo che andava fatto allora, questo se andava fatto o non andava fatto non sta a me, però ti posso dire che è normale, alla fine ci rimettono sempre gli allenatori, ma quelli che vanno in campo siamo sempre noi, quindi è normale che le nostre responsabilità ci sono sicuramente come ci saranno in futuro, quindi è normale che ci prendiamo anche le nostre responsabilità. Come promesso questa era l'ultima domanda. Mi l'ha detto stampa, che siamo disponibile, Ansaldi. Eh, non so come fate a sopportare, <ride> però comunque va bene così. Va bene. <ride> Ringraziamo Nicolas Benzaia <ride> e ci uh, facciamo un grande ciao, bocca al lupo. sicuramente ci sentiremo. Sera. Ciao. Grazie Nicolai. mille. Allora, telegrammi, eh, ringraziamo il ha detto, ringraziamo stampa la la detto stampa eh. per la cortesia. Non ce li fa venire qua, però voglio dire però ce, ce li dà dai in quantità. Luca lasciamo ovviamente questa Paganese, che abbiamo, gara che abbiamo uh, sviscerato in maniera importante, abbiamo anche visto tutti Uh, I nove gol, ne abbiamo parlato con il protagonista, l'abbiamo definito così perché è l'uomo che, che ha regalato i tre punti alla formazione azzurro stellata. Noi però proseguiamo nel nostro cammino. E adesso ci vediamo le immagini di Regina Lecce. In questo caso, quindi ci vediamo la rete che ha deciso la sfida difficile per i giallorossi sul campo uh, dei calabresi che non vogliono mollare assolutamente nulla. Un campo che è sempre, il granillo è sempre in condizioni. Pietose, ma da qualche anno a questa parte, gara che è stata più difficile del previsto per il Lecce, che è stato capace di eh, sbloccare e poi conservare il vantaggio al decimo del primo tempo con questo tap in di Mancosu, il solito eh, Mancosu che ha regalato tre punti importantissimi a questo eh, Lecce, Luca. Come detto, Lecce che a questo lo abbiamo detto in precedenza è la formazione che ha il destino nelle proprie mani. Se fallirà questa promozione, sarà solo da mangiarsi le mani, appunto. Sì, eh, l'abbiamo sempre detto. È stato sempre dal primo, dalla prima settimana. Anche perché nessuno ne ha mai approfittato nei periodi no, bui di questa no. legge. È stato un periodo: c'è stato, c'è ancora il periodo buio, lo dimostra il fatto che ha stendato anche contro la regina. Quindi, non è il legge che siamo abituati a vedere. Negli ultimi due mesi, purtroppo, la sconfitta in casa con la Juventà abbia un po' messo a. come dire, sarà forse il periodo fisiologico, i primi caldi. Eh, però qualcosa si è rotto all'interno bisogna dirlo dello spogliatoio eh, sembra strano però è così Caturano non segna più di piazza non è più di piazza eh, dell'andata tutto, per tutto perché è arrivato un nuovo attaccante eh, Saraniti che io non avrei mai preso ma è vero che per carità di Dio dice, okay, ma lui ha segnato ha fatto 4-5 gol a Lecce ma se non l'avessi segnato l'avrebbe segnato pensa di piazza oppure Caturano mancoso voglio dire no è chiaro ha rotto un po' gli, secondo me un po' gli equilibri all'interno dello spogliatoio e quindi eh, ha fatto sì che poi ripeto la, la Lecce perdesse quella lucidità quella, quella, quella compattezza che aveva, aveva contraddistinta proprio nel, nel, nel girone di andata chi ne esce con le ossa rotte da questo turno di campionato è sicuramente il Trapani c'era bisogno di dare la risposta giusta eh, e provare anche ad approfittare della frenata del, del Catania e tenere il passo del Lecce invece il Trapani decide bene di andare a Brindisi, giocare contro la Virtus Francavilla e perdere addirittura per due reti a zero una gara che è stata in equilibrio, come detto anche da Luca in precedenza, per più di un'ora. Quindi la, la selezione forzata di Drudi sull'esterno, sul, sull sul, in difesa, ha praticamente lasciato campo libero ai, ai pugliesi di, di poter andare in gol. In due occasioni, perché infatti i cross e i gol Proprio sulla posizione di e tanto. Cominciamo Luca a vedere le immagini di questa gara che, come detto, è rimasta in bilico per più di un'ora. La rete del vantaggio è arrivata, eh, al di là delle occasioni. Insomma, che stiamo vedendo in questo momento. Rete che eh, ha sbloccato la sfida al 36esimo con uh, Biasone, questo è stato il calcio di rigore che ha sciupato uh, la Virtus Francavilla, calcio di rigore tirato anche relativamente bene. Insomma, bravo, il portiere a intuire la, la decisione del, del giocatore avversario. Poi al trentasesimo è arrivato il gol di Biasone. Che ha aperto questa sfida e ha dato forse una grossa, grossa mazzata certo. a un Trapani. Che anche il punto avrebbe fatto comodo. È eh, un punto importante, sì. A Francavilla sarebbe stato sicuramente. Eh, sicuramente un, un ecco vedi sempre quella posizione là dove chiaramente vedi, eh, hanno, eh, ci mancava la, proprio il la, il, la, il, la gran sì, la gran bella Madonia. rete di Madonia sì. al 47 in pieno uh, eh, insomma, sì. se, un punto importante se, se avesse avuto la fortuna di portare un punto chiaramente eh, era, bene, era meglio per il tram chiaramente è arrivato eh, invece arriva, è andato via dal da Francavilla con zero punti purtroppo che, Allontanano proprio i siciliani dal da Lecce. In maniera definitiva? Ma definitiva no, perché comunque eh, ci sono ancora quattro partite prima della, della, della chiusura del campionato. Secondo me eh, ci sarà ancora qualche risultato uh, a sorpresa, ancora lo vedremo. Anche perché ripeto, eh, ricordiamoci: fra due settimane c'è questo big match al, al, um, tra Catania e Trapani e quindi sicuramente la... si deciderà tutto. Assolutamente sì, lasciamo il 2-0 con il quale la Virtus Trancavilla ha battuto il Trapani, rimaniamo sullo stesso punteggio, che è quello del 2-0, ma in questo caso ci vediamo le immagini del sorprendente Monopoli che vince la gara contro il Bisceglie, come detto eh, risultato di 2-0, Monopoli che in questo momento si trova al quarto posto, che è una posizione importantissima per la formazione pugliese che aveva Uh, dimostrato di aver mollato un po' nella fase centrale della stagione, gara che si apre al diciottesimo del primo tempo con il gol di Sarao che uh, riesce a portare in vantaggio la formazione uh, pugliese contro i cugini pugliesi, quindi era un derby uh, acceso anche da sotto tutti i punti di vista. Sarao, altro grande protagonista di questo uh, Monopoli che ah. si sta stato belle soddisfazioni in questo uh, torneo, batti e ribatti in area, insomma. Uh, successe tante tante cose fino a che poi non è arrivata la botta sì, di Sarau c'è sempre l'assist la, poi di Donnarumma, questo giocatore che vedi, eh, cross al centro eh, propizia il gol del 2-0 eh, vedi ecco il gol del 2-0, quindi bravo Donnarummo 2-0, autogol di uh, Giron sì. uh, gara che si chiude al 38esimo pallone eh, che poi circa. poi Ciccata due volte, la prima sì, volta portandola in porta, sì. la seconda volta invece è stata accompagnata in maniera uh, diretta e inopinata all'interno della, della porta. Monopoli, che come detto, Luca si tiene questo quarto posto stretto, forse una posizione anche insperata. È vero che mancano ancora delle partite, ma comincia a diventare un avversario di cui tenere conto da qui alla fine. Formazione sì. che non ha grosse pretese Quindi gioca con la mente libera contro tutti Sì, diciamo che avrebbe i stessi punti Se vedi del Siracusa Le due squadre che comunque Perché adesso il Siracusa è 44 Meno i 4 in classifica Che sono stati tolti eh, Se tu vedi la classifica Noi avevamo già detto dall'inizio del campionato Che Siracusa e Monopoli Quest'anno stavano facendo un grande campionato L'anno hanno avuto un campionato Hanno avuto un cammino costante Hanno perso, hanno vinto Però diciamo altalenante che, Comunque l'ha portato, anche perché ripeto, e, eh, hanno mollato un po' tutte le altre sopra. Eh, ricordiamo il Rende, ha mollato anche un po' il, 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 il Materi, Cosenza, quindi anche la Sicura Leonzio. Sembrava che potesse eh, insediarsi e poi niente. Poi c'è stato il cambio tecnico che comunque ha portato poi punti. E chiaramente è un campionato molto livellato. Uh, ogni partita può uh, nascondere le insidie, quindi può, io sono convinto e vi dico ancora la mia: non è ancora finita vedremo, è vedremo in vetta. E e in, coda. in coda, tranne l'argas ormai Al la netto poi, come detto, delle penalizzazioni che devono ancora arrivare e che potrebbero riscrivere la situazione. Tra l'altro sino... è attesa eh, anche la, eh, la, la sentenza: penso per domani la sentenza del Cananzaro Catanzaro, Catanzaro certo. che rischierebbe se dovesse essere approvate, eh, le, 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 approvate le, le accuse della procura della FDC. Eh, rischierebbe insieme alla Vellino l'ultimo posto di retrocessione alla categoria inferiore. Situazione che comunque monitoreremo da qui alla fine della stagione perché eh, bisognerà capire poi come si evolverà. Intanto, Luca, però, mi ha concesso, mi ha regalato l'assist come funziona spesso quando ci sono dei trequartisti al piede educato. <ride> Ti eh, regalano l'assist giusto per aprire un nuovo argomento e permetterci di poter parlare del secondo 0-0 di giornata che poi è il risultato che tutti si attendevano perché il derby calabrese storicamente non regala facilmente una vincente. Uh, gara tra Cosenza e Catanzaro che si è chiusa sul punteggio di 0-0, intanto uh, chiedo a Fabrizio Agrisani di vedere le immagini come sta accadendo in questo momento. Luca uno 0 0 che non soddisfa nessuno, uh, anzi uh, blocca la corsa del Cosenza, uh, frena anche il, il Catanzaro che deve ancora guardarsi Uh, le spalle, diciamo che è venuto fuori quello che tutti si attendevano, è venuto fuori però qualcosa che, che, che può essere rappresentato come un, un brodino per entrambe, insomma. Ma ah, un punto che non se va a nessuno, secondo me. Un punto che non muove la classifica, classif un punto al Cosenza, un punto al Catanzaro. Il Cosenza che consolida il posizionamento nei playoff, mentre il Catanzaro si allontana un po' dalla mischia per non retrocedere Perché restano le due più grandi deluse di questo torneo sicuramente sia il Cosenza che il Calanzaro no? tutto il Cosenza era stato costruito in estate per poter ben figurare in questo camminato ci sono stati gli alti e bassi purtroppo ricordo ancora i zero punti dopo cinque partite quattro partite con Fontana che fu esonerato al suo posto è arrivato Braglia no? che poi Braglia abbia fatto chissà che cosa purtroppo eh, l'obiettivo era ben altro però il fatto che siano nei playoff nei playoff tutto può accadere. Ricordo Como Docet di qualche anno fa. È un esempio che uh, porti spesso per far capire che. Anche l'ultima formazione, formazione che raggiunge i playoff può avere l'opportunità di arrivare fino in fondo, anche perché i playoff per come sono lunghi e per come sono strutturati eh, permettono a tutti di avere una chance. Bisognerà capire chi arriverà e come arriverà in fondo a questo mini campionato che fra un po' comincerà a tutti gli effetti. Lasciamo la, il derby calabrese tra Cosenza e Catanzaro e eh, ci spostiamo sull'altra gara che ha portato un risultato a sorpresa e parliamo di Matera Rende Matera che aveva bisogno di dare una risposta sul campo ai tanti problemi che ci sono stati in questa stagione cosa che non è accaduta perché il Rende che come ha detto anche giustamente Luca Esposito ha mollato già da un po' si toglie lo spizio di andarsi a prendere questi tre punti in quella di Matera gol che eh, ha deciso la sfida che è arrivato al ventesimo l'abbiamo appena eh, anzi non l'abbiamo visto in questo momento perché è stato annullato per fuori gioco il primo tentativo del, del Rende ma la Rete che ha deciso questa sfida in favore dei calabresi, arriverà di lì a poco al ventesimo. Questa invece è un'altra occasione ancora per il eh, Matera, rete che è stata messa a segno da Gigliotti, altro giocatore importante per questa squadra. Luca, questa squadra calabrese che ha mollato da un po' di tempo, ma forse ha trovato chi ha mollato da prima ancora. Sì, eh, sì, è così. Il, 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 Matera, il sicuramente Matera, sicuramente, non. non eh, si aspettava che il fattore casalingo potesse regalare tre punti importanti anche perché eh, in settimana lo sapevano che eh, gli avrebbero tolto almeno i due punti, i due punti. quindi eh, in attesa poi che, altri, che altre penalizzazioni arrivano, eh, arrivino comunque eh, chiaramente è un Matera che... E questa è la rete di sì, G8 al ventesimo della seconda frazione di gioco si decisione un po' della difesa però è chiaro che qua eh, la situazione è la testa è da tutt'altra parte, ricordiamo che sono quattro epurati eh, dal, dal, dalla Rosa e quindi significa che la squadra ormai ha, non vuole mai nemmeno giocarsi playoff anche perché eh, a questo qua i problemi, perché hanno capito, hanno, penso che i calciatori stessi capiscono che è una squadra che comunque potrebbe essere ancora, anzi ancora, ci saranno ancora delle penalità e quindi... Chiaramente loro cercheranno solo di quanto prima chiudere questo, questa buttannata. E rimane l'ultima gara da vedere, che è quella dall'esito più scontato, ma con il risultato meno scontato. Partita tra Fidelissandria ed Acragas che si è chiusa con il punteggio di una rete a zero. Come detto più volte, l'Acragas ha salutato la categoria da un po', mentre la Fidelissandria è ancora in lotta per questa salvezza o, per, o perlomeno per avere la certezza di potersi salvare in questo campionato arriva una squadra già retrocessa la Fidelissandria basta un solo lampo da poi poter cercare di conservare fino alla fine della partita cosa che poi è accaduta tante occasioni per la Fidelissandria fino a quando poi non è arrivata la rete del vantaggio al 27esimo della prima frazione di gioco gol che è stato messo a segno da Colella con la rete che abbiamo appena visto e questa rete è bastata alla Fidelissandra per poter avere ragione di un Acragas, Fidelissandra, che poi ha chiuso la gara in 10 uomini per l'espulsione di Celli a 4 minuti dalla fine, Luca un 1-0 che consente di fare il minimo sforzo, massimo risultato. E eh, eh, non è neanche bello per chi deve inseguire quando poi ci sono questi incroci, ma neanche gli si può dare torto all'Acragas, che la sua gara se l'è giocata comunque, ma ha già salutato la categoria. Sì, praticamente vanno in campo i calciatori. I calciatori cercano comunque di, di, farsi, cioè, di pensare alla prossima stagione e quindi crearsi un mercato. e eh, risaputo, ci sono molte squadre che anche in, in, altre, in, altre, in altre serie eh, finiscono i soldi. Assolutamente. Loro sono dentro e continuano a, a, fa, a comportarsi da professionisti. Loro sono pagati per questi, anche se sono retrocessi, devono onorare comunque il campionato, ma soprattutto devono giocare per il, per il futuro, no? perché chiaramente se tu fai bene in questo lasci finale, perché ricordiamo una cosa, caro Fabio, i direttori sportivi. Eh? Ricordano soprattutto le ultime partite, quindi sono essenziali. Le ultime partite, se tu al limite fai qualche, qualche gol oppure fai una prestazione importante, vengono annotate. Quindi eh, questo significa trovare lavoro anche il prossimo anno. E ora dobbiamo cominciare a correre perché abbiamo una serie di schermate da. Uh, vedere e uh, video da vedere per poter sviscerare ancora meglio questa giornata e poi prepararci a quello che è il prossimo turno. Cominciamo ovviamente dai top e flop di questa giornata. Cominciamo dal personaggio copertina di questo turno di campionato, personaggio copertina che, che abbiamo menzionato più volte all'interno di questa puntata di Focus Serie C. Top della giornata, sicuramente Cernigoi, l'attaccante della Paganese. Come detto, si aspettavano le reti del giocatore proveniente dalla Pisa nel mercato di uh, riparazione. Reti che non sono arrivate nella parte iniziale della stagione quella maglietta che dice Luca vieni a prendere no prendere. Ah, ok, perfetto tu sei vero un procacciatore di, di, eh, di magliette no, no. arriverà anche questa di Cernicoi. mentre per quanto riguarda il flop di questo campionato mister Calori ma in questo caso paga l'allenatore per il Trapani eh, perché è stata persa un'occasione importante e tante sono le occasioni perse dal Trapani prima di inanellare una serie di risultati che poi hanno riportato i siciliani verso la prima posizione in questo caso una battuta del resto a poche giornate dalla fine eh, permette alle altre di poter lasciare un po' più indietro una formazione temibile sia dal punto di vista qualitativo che mentale come il Trapani dopo i top e i flop, come detto ci andiamo a vedere anche la classifica dei marcatori perché qualcosina è successo in questo turno di eh, campionato, ovviamente eh, Curiale del Catania sempre in vetta con 14 reti, Saraniti con 13 poi aumenta il numero dei giocatori che, hanno, eh, che sono arrivati in doppia cifra quindi eh, Simeri, Scarpa, Genchi Evaguo e Cesaretti come detto insomma con 10 reti e poi via via tutti gli altri anche Alfagame con 9 una classifica che sta prendendo una certa direzione dopo aver visto la classifica marcatori, Luca noi ci fermiamo un attimino perché abbiamo parlato abbastanza, direi, e ci andiamo a vedere i gol più belli di questo turno di campionato. Most of the people are so close-minded. Close they go to school and they work in a job, but they don't even like it. I won't be put in a box. Nobody telling me what I should rock. Nobody telling me what I should drop. Cause I do what I want and just know I don't stop. Recording till four in the morning, they snoring. I'm pouring my soul into every story. I'm writing, producing, I mix it, I master. I'm building my craft and I'm not looking back. I've been going doing things I wanna do when I want to. Everybody wanna get away, but they not do. Everybody wanna copy you, but they not you. Everybody wanna be cool, but they not new. Whoa, look how I go. Gonna be a dentist, I still got the flow. Never gonna lose cause I'm still doing both. Never going lose cause I've been on the road. Come to your stage. And I'm killing the show Know that I'm young And I still gotta grow Know that I'm working The most Know I'm never gonna choke And I'm looking back down On the people below I've been keeping real I've been Abbiamo visto i tre gol più... Messo il pollice in bocca, quindi ecco perché ha messo il pollice Bravissimo. in bocca. Adesso abbiamo Beh, la no. spiegazione. Podio che vede nei primi due posti la paganese, la rete di Cesaretti, stupenda, poi il gol di uh, Benzaia. Ovviamente primo posto che va a Benzaia, semplicemente perché è un gol pesante rispetto a quello di Cesaretti, che comunque resta molto molto bello. Al terzo posto, invece, c'è la rete di Madonia della Virtus Francavilla contro il Trapani. Dopo aver visto i gol più belli, per chiudere il novero di quello che è accaduto in questo turno di campionato, il 34esimo, lo ricordiamo, ci vediamo anche i top e flop per quanto riguarda i direttori di gara. Per quanto riguarda l'arbitro top e quindi cartellino verde per una direzione importante, Pari dei de Angeli di Abbiate Grasso l'arbitro di Casertana, Sicula Leonso. Insomma, ha diretto più che uh, bene ed è stato anche bravo a dare il tredicesimo no. il calcio di rigore ai, cal ai giocatori locali per il fallo di mano commesso dal calciatore ospite D'Angelo. Invece cartellino rosso e quindi flop di questo turno di campionato. E io sono bravo, ti vado anche a motivare adesso. Vedi? Bravo, Eccolo. bravissimo. Matteo Gariglio di Pinerolo, l'arbitro di Matera rende perché nelle motivazioni dell'ex uh, fischietto Luca uh, Esposito <ride> sbaglia al 92esimo l'assistente 2 eh, eh. politica ad annullare la rete realizzata da De Franco che al momento della battuta del calcio di punizione da parte del compagno di squadra era in una posizione regolare, quindi paga il direttore di gara come sempre. Per, uh, un po' come gli allenatori quando sbaglia È la vero. squadra pagano gli allenatori, in questo caso per uh, l'errore dell'assistente paga Matteo Gariglio di Pinerolo. Noi siamo arrivati verso la parte finale di Focus uh, Serie C, ma... Prima di salutarvi ovviamente ci dobbiamo vedere quello che sarà il prossimo turno e quindi il programma delle sfide che ci attendono nel prossimo weekend per capire che cosa potrebbe accadere. E allora cominciamo con Acragas-Catania, poi Trapani-Fidelissandra, Juve-Stabia-Monopoli, Lecce-Fondi, Regina, catanzaro siracusa Catanzaro-Siracusa, Rende-Casertana-Virtus-Francavilla-Matera, Sicula-Leonzio-Cosenza, Riposa-La Paganese. E allora prima di, però di poter parlare di questo turno di campionato noi... Abbiamo in, questo, no. in questa corsa verso le tante cose che abbiamo detto e fatto, noi ci fermiamo un attimo ecco. e perché abbiamo dimenticato una cosa importantissima e poi ritorniamo a parlare del prossimo turno, che intanto stiamo ancora vedendo. Perché abbiamo dimenticato la top 11, Luca. Eh. Tu hai lavorato così tanto per avere questa top 11, che adesso stiamo vedendo, che la recuperiamo adesso e poi ritorniamo a parlare perché. Per quanto riguarda la top 11 messa in campo con il 4-3, troviamo Albertazzi della Virtus Francavilla tra i pali. Difesa con Lepore del Lecce, Maccarone della Virtus Francavilla, Camilleri della Sicula Leonzo, Colella della Fidelissandria. Mentre centrocampo, Gigliotti del Renne, Mancoso del Lecce, Biasone della Virtus Francavilla. In avanti Sarao del Monopoli, Cernigoi della Paganese e Nolè del Fondi, che poi è stato anche espulso. Allenatore Mister D'Agostino, il tecnico della Virtus Francavilla. Abbiamo anche visto quindi la top 11, quindi abbiamo completato. Tutto il quadro delle schermate da eh, dedicare al torneo, che si, anzi alla giornata che si è appena chiusa. Possiamo ritornare al prossimo turno, riguardandoci nuovamente il programma delle sfide. In primis, per quanto riguarda le campagne, abbiamo detto riposa la Paganese, per cui farà da spettatrice interessata tutto quello che accadrà. Mentre ci sono sfide che riguardano sia la Casertana che la Juve Stabia, di una certa importanza, soprattutto quella della Juve Stabia che riceve il Monopoli. Bella partita questa. Bella partita perché potrebbe dare il là alla Juve Stabia al quarto posto. Potrebbe, ricordiamo poi eh, c'è ancora da giocare il proseguimento della gara contro la Virtus Francavilla fra il 18, fra una settimana. E quindi sono convinto che la Juve Stabia non può più fallire, e anche perché galvanizzata dal punto importante di lunedì al Cibali contro il Catania, può eh, davvero regalare una vittoria importante. Quindi io spero che, eh, è vero che si giocherà. Prestissimo a due e mezza, però spero che accorrino al, al, al menti tantissimi tifosi. In questo momento, la squadra della Juventus Stabia ha bisogno dei suoi tifosi: ha bisogno del calore della, del, del pubblico di Castellammare perché una vittoria contro il Monopolo consentirebbe alle Vespe di fare un grosso passo in avanti e posizionarsi nei, veramente in un quarto posto che significa davvero che potrebbe davvero. Ehm, essere d'aiuto nei playoff per la Juve Stabia. Mentre per quanto riguarda l'altra campana, la Casertana, a questo punto, tu mi devi dire che tipo di partita può essere andare a rendere. Cioè la Casertana troverà una formazione eh, che ha mollato, come abbiamo detto più volte. O una squadra che se la giocherà fino alla fine senza grossi grilli per la testa. Ma la Casertana, ripeto, deve, deve fare ogni partita. Ma la salvezza è quasi acquisita, deve. Cercare forse, sono due squadre libere mentalmente, se il rende e se la casertana. Quindi, chi avrà più motivazione qua riuscirà a portare avanti, a vincere la partita. Chiaramente, in questo momento, contro le motivazioni, quindi bisogna vedere quali sono le reali motivazioni del rende e quali invece quelle della casertana. La casertana ci ha abituato nell'ultimo periodo che sta facendo bene eh, e quindi, perché no, potrebbe anche fare il colpaccio al rende. Proseguiamo e andiamo anche a vederci che cosa potrebbe accadere per quanto riguarda le formazioni che sono in lotta per il salto diretto in serie B. Perché c'è un derby tutto siciliano, diciamo una sorta di quasi testa coda. Con uh, acragas Catania. Il Catania Luca dovrebbe avere vita facile nel prendersi questi eh. tre punti contro uh, l'Acragas, però è sempre un derby. Tutto contrario. L'Agras è sì, sempre un derby, un ci derby. sono tante incogne. I giocatori vogliono mettere. Bravo. Tipo ieri sera hai visto il Barcellona con la Roma. Mm, certo. ecco. perfetto. Quindi le motivazioni, le motivazioni, non bisogna dire che gioca l'ultima retrocessa, perché. Ho detto anche prima, i giocatori vanno in campo, i giocatori vogliono, ci sono gli osservatori in questa partita, un giocatore potrebbe essere visionato e trovare lavoro il prossimo anno. Questo è. Quindi se, guai, a, guai a sottovalutare queste partite. Incrocio ancora più interessante è quello tra Trapani e Fidelis Andria per due motivi principali. Il Trapani da una parte che non può più sbagliare, l'Andria che ha bisogno di mettere questo sigillo su questa stagione e togliersi di mezzo dalla lotta retrocessione. Sì, diciamo che Trapani sta facendo il suo campionato, ragazzi. Bisogna dirlo: il Trapani non doveva vincere il campionato, il Trapani doveva solo eh, posizionarsi eh, nei playoff il miglior pos posizionamento possibile, quindi o secondo o terzo posto. Quindi sta onorando il campionato, sta facendo bene. Quindi non bisogna, non bisogna fare nessuna nessuna mh, polemica su Trapani perché ripeto l'inizio campionato loro anzi ho letto qualche intervista eh, del presidente, del direttore sportivo eh, tra l'altro che diceva noi il nostro obiettivo è centrare i playoff ci sono riusciti già da qualche mese quindi stanno facendo il loro campionato chiaramente se dovesse arrivare la Serie B diretta, chiaramente cioè sarebbe la ciliegina sulla torta. però non bisogna fare i drammi su Traval. I drammi li farei più su Lecce e Catania, purtroppo. Perché, ripeto, sono due formazioni forti, due formazioni forti, costruite per vincere. Quindi, sono due corazzate, hanno giocatori che hanno fatto la Serie A, entrambe le squadre. Per cui io mi aspetto mi aspettavo forse più dal, dal Catania eh, che, non dal che dal Traval. Rimane proprio il Lecce, la formazione di cui parlare, perché altra gara delicata, specie in questo momento della stagione. È quella che attende i Salentini contro il Fondi. Lecce, che come detto è vero che ha un certo margine, ma deve ancora riposare, quindi rispetto alle altre, ha 9 punti a disposizione. Rispetto ai 12 delle, delle altre, in questo, in questo, anzi, diciamo dei 10, delle altre, perché parliamo sì. casomai dello scontro diretto e quindi di un eventuale pareggio tra uh, le due. Uh, però parliamo anche di un Fondi che rischia realmente di retrocedere direttamente se dovesse eh, sì. perdere, perché anche il Fondi meno, eh, deve, deve comunque tenere conto di questo distacco dalla Paganese, nonostante la Paganese possa eh, riposare ancora, ma con poche giornate dalla fine il, questo divario potrebbe aumentare. Sì, anche se per il mercato il calendario della Paganese non è proprio eh, semplice, quindi chiaramente eh, la Fondi, deve giocarsela ecco, qui siamo sempre le stesse cose le partite sono sempre difficili se si pensa che il Lecce abbia vinto già col Fondi fa l'errore più grosso della sua vita eh, anche col Siracusa doveva vincere doveva vincere con la Juve stabile doveva vincere purtroppo ogni partita ha una storia a sé se tu mi dici eh, Lu ma quando, come vedi questa partita la vedo difficile per entrambe perché hanno due obiettivi diversi uno è andare in Serie B e l'altro è quello di salvarsi per cui eh, chi ha più Birra nelle gambe, anche perché inizia a fare caldo, riuscirà a portare avanti, a riuscire a vincere la partita. Oggi sei il Leo Messi di Focus C perché <ride> mi servi assist come se piovessero. <ride> e infatti chiedo ancora a Fabrizio Angrisani di guardarci il programma del prossimo turno. Perché l'ultima cosa che ti chiedo è in maniera telegrafica: tu hai parlato di primo caldo, ci sono dei controsensi in questo nell'organizzazione del campionato di Serie C per quanto riguarda gli orari. Si gioca alle 20:30 d'inverno e invece ci sono tantissime partite che con la primavera inoltrata, con temperature che cominciano ad arrivare sui 30 gradi tante partite che si giocano alle 14:30 in ambienti che poi assolutamente sono caldi, ma climaticamente, quindi Trapani, Agrigento, Catanzaro, Lecce, insomma, si gioca alle 14:30. Io non lo so, io una domanda sono sempre chiesta, bisogna chiedere a chi fa le leggi, legislatore della FGC <ride> Quindi che devo dire? Non lo so, veramente sono sconcertato. A volte si sono giocate le partite tipo al Nord Italia alle 8:30, 20:30 di sera con una nebbia, poi nebbia, neve, nebbia. E quando poi in estate, in primavera, dove si, inizia, si allungano le giornate, si può giocare anche le giornate di 18 in poi, alle 17 o alle 16 invece si, non so per quale motivo si gioca due e mezzo, forse per rendere più belli il camionato, non so, invece renderlo, credo che l'effetto... contrario sono spezzatino che a me non mi è mai piaciuto, uno spezzatino sì, permette comunque ai vari osservatori, ai vari direttori di potersi spostare, su, soprattutto se ci sono due o tre gare vi ravvicinate, di, di potersi spostare, però chiaramente io sono nostalgico, per me le partite devono essere giocate tutte Tutto la domenica sì. alle ore 15. Tutte insieme e tutte alle appassionatamente. ore... Appassionatamente. Tutte insieme e tutte alle ore 15 appassionatamente. Insomma, diciamo che è una richiesta che spesso cade nel voto perché ci sono esigenze televisive e anche di uh, organizzazione, e intanto diciamo anche a proposito sì. di orari, che è cambiato l'orario del derby tra Casertana e Juve Stabia, si doveva giocare alle 18.30, viene portato alle 16.30, comunque Perfetto. un orario tra virgolette ancora accettabile, derby del 22 di aprile che subisce quindi questa uh, modifica. Luca, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Focus... Sì, no, molti no, che ci seguono mi hanno anche domandato... Ma fino a quando andate in onde, fino all'ultimo, noi staremo qua a gennaio non Ci siamo fermati per il calcio, eh, non ci siamo fermati per la lunga pausa. Siamo stare sempre fino qua, non sta, anche perché le, perché le due squadre campane: ci È auguriamo, certo. eh, vadano, quindi sia la casertana che sta, sicuro nei playoff. Quindi staremo con voi fino all'ultima giornata, sì. l'ultimo secondo del, respiro, della finale no? dei playoff. Eh certo, noi, infatti, come abbiamo promesso, a parte. Gli scherzi seguiremo questo campionato di Serie C Fino alla fine anche quando Si allargherà agli altri due gironi Seguiremo comunque per riuscire a capire Quale sarà l'unica squadra Al di là delle tre, uh, delle tre promosse Quindi delle tre prime in classifica, uh, in classifica Cercheremo di seguire no. l'unica squadra Che arriverà in fondo Perché lo ricordiamo Il posto è uno solo con tantissime squadre Che uh, proveranno ad arrivare fino in fondo Quindi Focus Serie C vi seguirà Ponoli ancora... e De Braille si diceva Solo per i coraggiosi Ragazzi, un uomo internazionale, come detto, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Focus uh, Serie C. A me non resta che, uh, ovviamente, ringraziare Luca Esposito, grazie. Di dargli appuntamento alla prossima settimana, sempre più preparato, sempre più carico, sempre più internazionale. Eh, speriamo di esserlo sempre di più. Mentre per quanto riguarda Focus, ovviamente, l'appuntamento è per la prossima settimana, sempre su 697 TV, sempre a partire dalle ore 22. A me non resta che salutarvi ed augurarvi una buona prosecuzione di serata. Buonasera. なんで